pulizia a Genova a grave rischio igienico. Il personale della ditta che in appalto le pulizie infatti ha deciso di incrociare le braccia. Che cosa sta succedendo? Succede che i tagli che questo ministero, il Ministero degli Interni di questo governo, hanno colpito anche le donne delle imprese di pulizie. Nel senso che già 2 anni fa gli era stato tagliato l'orario e il numero di interventi del 20%, dal 1 aprile di quest'anno gli è stato dato un ulteriore taglio all'orario di lavoro e quindi ai salari di un ulteriore 30%. Queste donne sono donne che guadagnano già mediamente 300-400 euro al mese, con questi tagli si ritroveranno sui 250-300 euro e questo ci ha portato qua a chiedere al prefetto un intervento affinché questa roba qua non succeda. I poliziotti e il SILP tutto del resto sono d'accordo con i lavoratori. Quindi potrebbe esserci anche un problema di pulizia all'interno delle caserme, di igiene. Esatto, noi oltre a esprimere solidarietà ai lavoratrici e lavoratrici delle pulizie nelle nostre caserme, noi siamo molto preoccupati come SILP per la CGIL per un discorso igienico di pulizie. Basti pensare che ad esempio in una questura dove ovviamente vi è un'attività anche preventiva ma anche repressiva, nelle celle tipo, o nelle camere di sicurezza, o quando vengono fermati delle persone per degli accertamenti e tutto, e quindi anche le pulizie che poi all'indomani vengono fatte, perché ovviamente si ferma di tutto, e avendo fatto questi tagli così grandi è anche un problema igienico per gli uffici, per tutte le varie specialità che abbiamo qua nella provincia di Genova, un reparto mobile che ha più di 500 persone, con tutti a casa armati, per le camere, tutto qua, rischiamo veramente un collasso. Noi abbiamo già cercato di coinvolgere le varie commissioni e cercheremo di fare il possibile, perché veramente siamo arrivati a un punto che con questa politica dei tagli in questo modo indiscriminato si rischia veramente che gli uffici e soprattutto tutte le zone della nostra Polizia di Stato tempo poco siano pieni di spazzatura, non per colpa delle lavoratrici che fanno il possibile, ma perché questi tagli creeranno un collasso.